coach Miguel Guilherme e Luis Peixoto del Portogallo. Le ausiliari adesso i titoli con la nazionale, perché i campioni del mondo si sprecano. Intanto la conclusione da parte di Banini, para e Gurrola, ancora Banini in mezzo sul cronometro, va Panadero a sfidare Menichetti, il tiro e gol. Si sblocca il match con il rigore di Sergi Panadero, 1-0 Barcellona. Time out. Bloccato però alla parte da Rodriguez, contropiede Folloni che è in mezzo e c'è il pareggio! Il pareggio ha segnato Lucas Martinez, 4:44, contropiede micidiale. Ha sbagliato l'indicazione della formazione, c'è Astorino in panchina e non Gabriele Irache, ma insomma i due. Intanto il gol del Barcellona, sicuramente deviato. Nulla da fare per Giovanni Menichetti, ha segnato Mattia, 9 falli di squadra. Intanto però parte Pasquale, Pasquale grande parata, Ciarzi Barroso, Follonica recupera con Rodriguez, gran botta, la palla alta sopra la traversa, ritorna proprio davanti al portiere, ma non c'è davanti al campione del mondo alla Bart. Poi Ordóñez, Ordóñez all'incrocio dei pali, Lucas Ordóñez. Il Barcellona scappa via, 3-1. Maurizio Amica può accorciare le distanze. Parte Martinez, le finte su Gurrola, il tiro. Gol! Gol di Lucas Martinez, che in controtempo ha battuto il portierone catalano. Maurizio, bel gol. Bel gol, è un gol davvero importantissimo. Mancano ancora 4 minuti e va Martinez, il tiro, Gurrola, Pagnini, il gol di Federico Pagnini, esplode, esplode il capannino, ma che bolgia è, Maurizio? Avevamo detto, Enrico, sono i 4 minuti, 5 minuti, gli ultimi. La sfera indietro per Panadero e finisce qui, finisce qui. Tra Follonica e Barcellona è